Dopo 13 anni di abbandono, il fondo rustico a Martino di Fuschi di Chiaiano, ribattezzato Selva Locandona e intitolato ad Amato Lamberti, è stato restituito alla città. Un bene confiscato di circa 14 ettari di vigneto e pescheto, da luglio scorso affidato all'associazione Resistenza Anticamorra, che coltiva i frutti di questa terra e promuove percorsi di recupero per ragazzi che vivono al margine della legalità. Questa mattina a visitarlo il sindaco De Magistris e gli studenti degli istituti alberghieri Vittorio Veneto di Scampia e Massimo Alberini di Treviso. Siamo in questa città perché da un paio d'anni, con un gruppo di studenti particolarmente impegnati nell'attività legate alla legalità, legate alla promozione della cittadinanza, abbiamo deciso di valorizzare questo impegno nel territorio e dare loro l'opportunità di confrontarsi con realtà che significativamente stanno cercando di riappropriarsi di questo importante senso che è il senso della legalità. Un messaggio fortissimo, un terreno che era della camorra, del clan Simeoli e oggi è dei giovani della nostra città, dei giovani che vanno recuperati e che hanno sbagliato, dove si coltiva la terra, la si ama, si fa un'economia reale dal basso, si fanno gli orti sociali. Questa anche è Napoli. Napoli ha delle ricchezze ovunque, anche qui nell'area nord. A Chiaiano, un territorio che va difeso da chi ancora oggi pensa di voler realizzare discariche e quindi violentare e distruggere una terra così bella. Quindi un messaggio molto forte, che è una realtà che noi difendiamo. Con la collaborazione di scuole, associazioni, cooperative e istituzioni, il fondo sottratto al clan di Nuvoletta costituisce oggi occasione di sviluppo nell'area nord di Napoli. Alla cura della terra lavorano infatti anche adolescenti e minori con storie di vita difficili, ma che hanno scelto di seguire la strada della legalità. Noi diciamo sempre che il bene confiscato è terra e casa loro, infatti il benvenuto e benvenuti a casa vostra. Nella natura di un bene sociale sta nel restituire questo luogo di morte, restituirlo alla cittadinanza, e oggi la visita dei ragazzi è proprio la testimonianza di questo. Questo posto diventerà il posto, non è più il bene confiscato, ma è un bene restituito alla cittadinanza. Qui partiranno gli orti sociali per le cooperative, per le associazioni e per le scuole che vorranno curarsi un pezzetto di terra per uso didattico e non solo. Cerchiamo di dare alternative lavorative concrete alle piazze di spaccio, perché la vera battaglia contro la camorra la dobbiamo vincere sul piano lavorativo.